Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Dual Maxing, la serie in cui maxiamo due municipi contemporaneamente. Siamo tornati dopo un sacco di tempo, gente, perché è un bel po' di giorni che non registro Dual Maxing, ora che ci penso. Vabbè, in ogni caso oggi torniamo col botto, perché ragazzi raggiungeremo le 90 mura di livello 11. Anzi, parto subito dicendo una cazzata. Infatti mi correggo, gente. Se io vado a modificare la disposizione, potete vedere che io ho già raggiunto e superato le 90 mura. Siamo a 92, ragazzi. Se consideriamo anche quelli di livello 12, 95. Quindi cerchiamo di avvicinarci alle 100 mura in questo episodio. Ma fermi tutti, so che volete la clip dove faccio le mura velocemente, ma aspettate, prima devo dirvi anche le altre novità. Ovviamente per fare tutte queste mura non è che ho fatto mille altri upgrade. Infatti, se non sbaglio, gli upgrade sono 2 o 3. Sì, eccoli, infatti sono tutti qua, ragazzi. Abbiamo piazzato l'ultima Tesla di livello 9, quindi ben presto saranno finalmente tutte maxate. Con l'Elisir invece abbiamo piazzato il Gran Sorvegliante a livello 18, gente. Quindi anche qui siamo sempre più vicini al livello 20. Io veramente non vedo l'ora di maxare sto barbone che dorme da... Da quanto tempo dorme sto qua? Comunque sì, a proposito dei belli addormentati, subito a fianco la regina, ragazzi, regina che sta per arrivare a livello 38, solamente 20 livelli in più del Gran Sorvegliante, con l'unica differenza che per maxare lei ce ne vanno ancora 7. Oh mamma mia, adesso che gli eroi sono al 45 è una cosa che veramente mi sembrava raggiungibile al 40, invece no, sono ancora più lontani. Vabbè, speriamo pian piano di riuscire a raggiungere anche il livello 45. Comunque sia, torno a ripetere, oltre a questi 3 upgrade, uno con l'oro, uno con l'elisir e uno con l'elisir nero, giusto appunto per tenere comunque occupati un minimo i muratori, ho fatto solamente mura, gente, solamente mura. E devo dire che sto notando una differenza con queste mura, cioè rispetto a tutte le altre danno uno stacco col resto del villaggio incredibile. Cioè le mura di livello 10 già sono fighe perché danno questa colorazione un po' gialla che comunque si nota parecchio. Ma questo arancione, gente, mamma mia, cioè posso togliere lo zoom finché voglio che rimane comunque un pugno nell'occhio. A proposito di occhio, ragazzi, non so se avete notato, ma questo episodio di Dual Maxing ve l'ho messo in full HD 60 fps, gente. Ho deciso, siccome me l'hanno chiesto alcuni utenti, di non fare video in HD, perché lo facevo semplicemente per cercare di pubblicare con più velocità, ma sono tornato a fare video in full HD 60 fps. Quindi like come al solito per questo piccolo miglioramento che però a molti farà piacere, sono sicuro. Vabbè ragazzi, non posso più temporeggiare, è arrivato il momento, partiamo con la clip. Mamma mia, è veramente lunga questa volta.
decisamente wow, ragazzi. Cioè, sono una bella sberra di mura, perché praticamente sono mezzo cerchio. Sì, mezzo cerchio nel vero senso della parola, perché da qui praticamente un bel po' di giorni fa sono passato qui. Certo, ragazzi, che se mi metto a pensare che ne abbiamo fatte solamente un terzo e che ci sono ancora 200 mura, più di 200 mura da fare di livello 11, mi prende male al cuore. E poi ci sono ancora tutte quelle di livello 12. Ma non pensiamoci, gente, non pensiamoci. Piuttosto, io sto ignorando il laboratorio in questo episodio. Ve ne sarete accorti, perché del laboratorio parleremo poi nel prossimo episodio. Anche se avete magari visto che cosa c'è in upgrade adesso, non c'entra nulla. Ne parleremo nel prossimo episodio comunque. Perché oggi voglio dedicarmi per l'ultima volta alla nostra Walking Bowler, ragazzi. Infatti, questo episodio sarà l'ultimo in cui andremo a utilizzare questa tecnica che ci ha accompagnato per di nuovo un bel po' di episodi, ragazzi. L'unica piccola modifica che faccio oggi riguarda le pozioni. Come vedete, anche se sono di livello 1, andrò a utilizzare due gelo, perché ho visto che mi hanno donato una furia, quindi comunque sia due furie ce l'ho, e la terza furia è sempre stata una cosa che usavo male e comunque sia non riuscivo a dargli l'efficacia, non riuscivo a piazzarla. La terza furia era di troppo, quindi proviamo con due gelo. Quindi, come al solito, iniziamo a skippare. Dov'è la nostra carissima pallina del farming? Eccola qui. Pensavamo di averla persa, invece no, gente. Iniziamo a vedere che cosa ci propone oggi Clash of Clans. Gente, che cos'è questo? Un milione di risorse, praticamente. Posiamo la pallina del farming. Allora, qua, ragazzi, bisogna tristellare. No, no, veramente, qua non ci possono essere scuse. Guardate le difese di che livello sono. No, 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 ragazzi, qua si tristella. Allora, andiamo con un golem. Un golem, partono subito tutti quanti, tutte le difese. Noi andiamo con i bocciatori così oggi, ragazzi. Ok, andiamo con le guaritrici messe un po' più sparse. Ok, andiamo così e così. Andiamo con il re barbaro. Ok, andiamo con un assalto di qua. Un assalto di qua. Ok, andiamo con la terremoto sul municipio, come al solito. Andiamo con le truppe del castello del clan. Andiamo con una furia di qua, una furia di qua. E, oh mio Dio, il volume è un po' altino. Ok, e vediamo un pochettino cosa succede. Teniamo le gelo pronte, perché là c'è la torre inferno, ragazzi. Vorrei ricordare. Ok, ecco lì che ha targettato la stronzone. Andiamo a gelare. Aiuto, mi aveva pigliato il re barbaro. Le ha tirato una mazzata che se la ricorderà tutta la vita. Ok, di nuovo gelo. Grande, doppia gelo, anche se di livello 1. Aiuta parecchio. Buttiamo ancora lo sgherro, ragazzi. Sì, e qua il 3 stelle è secco, ma proprio secchissimo. Ragazzi, sono sceso ancora un po' di coppe. Se avete notato, sono in Lega. Ho detto Lega. Volevi dire Arena? No, aspettate, sto facendo confusione. Lega era giusto. Sono in Lega Argento. E ragazzi, wow, si trovano degli inattivi che non finiscono più. 567.000 di oro, 428.000 di elisir e 3.600 di nero, ragazzi. Siamo sul milione di risorse. Sul milione di risorse totali, ragazzi. Mamma mia. Praticamente con tre attacchi così possiamo fare un muro in più. Ma a proposito di muro in più, ragazzi, è ora arrivato il momento di andare a fare il muretto di oggi. Sì, avete sentito bene, il muretto. Ho usato il singolare perché ne andremo a fare uno solo. Prima lo faccio, poi vi spiego il perché. Ovviamente, rispettando l'ordine, dovremo andare qua, ragazzi. Andiamo e lo facciamo con l'elisir. Ecco qui, muretto di livello 11, sbam, ragazzi, eccolo qui. Fantastico, e con questo dovremmo essere a un totale di 96. Andiamo a rivedere ancora una volta, però dovrebbero essere 93 più 3, 96, ragazzi. Volendo potrei spendere ancora questi 3 milioni di oro e arrivare a 97. Il mio anno di nascita, tra l'altro, ma non c'entra un cazzo. Fatto sta, ragazzi, che voglio mettere da parte l'oro, perché nel prossimo episodio di Dual Maxing andremo a piazzare la prima della nuova serie di difese che voglio fare insieme a voi. Vi ricordo che il sondaggio per la scelta di questa difesa l'avevo fatto nel video precedente, ed era tra difese aeree, perché sono state aggiunte quelle di livello 9 e le volevo a tutti i costi, oppure archi X, ragazzi, perché
un po' meno recentemente sono stati aggiunti quelli di livello 5, sono fighissimi, voglio anche quelli, cioè io voglio tutto in pratica. C'è già un vincitore, a dire il vero, ma voi comunque sia potete andare a vedere il video precedente e dire la vostra, chi lo sa che magari la situazione non si ribalta, io comunque sia prima di fare il video andrò a ricontrollare. Ad ogni modo, per questo siamo giunti al termine, io come al solito rimetto a fare il mio barcio perché so già che se no poi mi dimentico. Vi invito come al solito a lasciare un commento per dire la vostra, per consigliarmi che cosa fare e soprattutto un bel pollice in su per continuare a sostenere la serie, ragazzi, come fate sempre. Grazie di cuore a tutti, io vi do appuntamento sempre domani, sempre alle 5 e sempre con un nuovo video. Prima di scappare fate un salto qua sotto in descrizione dove vi lascio sempre 500.000 link e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ragazzi!